Cinesi Bricer, autore, regista e direttore della fotografia siciliano, apre lo Sciacca Film Fest, la sesta edizione, con È stato il figlio. Ci vuoi parlare di questo film, Daniele? Ma questo film è abbastanza anomalo nel mio percorso, perché io vengo da una separazione di coppia da autori, in questo caso con Franco, quindi per me è stato abbastanza un tempo per cercare di capire se potevo fare un film da solo, cosa che assolutamente credo che sia stata possibile per il coraggio che ho avuto per fare una scelta. Sicuramente venivano un romanzo di Roberta Laimola, una storia vera, e quindi questo mi ha consentito di esercitarmi a raccontare un aspetto umano, un aspetto caratteriale di, in questo caso, di Palermo, perché è una famiglia, io racconto una famiglia di Palermo, ambiento il film a Palermo, anche se poi è tutto un mio immaginario visivo, però sicuramente l'aspetto di quella famiglia è un aspetto palermitano. Credo che questa cosa, e mi fa piacere anche che tutto questo avvenga per l'ultima tappa, credo, per il mio film a Sciacca Film Festival, perché dove io ho anticipato l'arrivo di una possibilità di un film raccontato e diretto da me proprio in questo festival. Oggi ti richiedono un po' in tutto il mondo, per, insomma, come direttore della fotografia sei apprezzatissimo e stimatissimo, ma si respira sempre nei tuoi lavori comunque un'area di Sicilia. Che effetto ti fa tornare e tornare in Sicilia? Ma io in effetti non sono mai ritornato, io sono sempre stato qui, anche quando sono fuori a fare lavori con i miei colleghi riesco ad avere sempre un rapporto che è quello della mia terra, quello che mi appartiene, il carattere, il modo di esprimere, il modo di affrontare anche dei problemi, delle problematiche di un film, quindi spero con leggerezza. Parlavi dei tuoi lavori, a proposito di lavori, appunto, dicevi che 2 anni fa hai annunciato la possibile realizzazione di un tuo film proprio allo Sciacca Film Fest. E quest'anno ci puoi dare qualche anticipazione sui tuoi progetti futuri? Ma guarda, quando è successo a Sciacca è perché io ero molto predisposto a raccontare questa terra, come l'ho fatto per certi versi, ho raccontato la Sicilia, come dicevo poco fa, in maniera molto internazionale, cioè una famiglia, quindi una famiglia che è dovunque, è un aspetto visivo che è da qualsiasi parte del mondo. E adesso mi viene molto più complicato perché è un'operazione molto... è la storia di due persone, di uno stato d'animo di due persone, di un'amicizia, di un amore. Però lo stesso lo faccio perché mi ha portato fortuna e quindi io reputo che questo assolutamente venga fatto e spero che mi porti fortuna. Posso anticipare soltanto che è la storia di due persone che si incontrano, due amici, e tutto questo avviene attraverso lo sguardo di un animale, quindi di un cane in questo caso, e viene raccontato come un disegno animato, quello che ho sempre sognato io, cioè quello di disegnare, di caratterizzare dei corpi attraverso un realismo che poi viene portato e viene messo nel mio immaginario. Quindi da questo punto di vista io posso soltanto anticipare questo, poi come ogni film ha delle sorprese, non voglio fare il prezioso, non voglio assolutamente, vi racconterei tutto il film. Anche se sarebbe soltanto parola, non sarebbe immagine. Davide Gambino, al suo primo lungometraggio, possiamo definirlo un'opera prima, Pietra Pesante. Che esperienza è stato girare il tuo primo lungometraggio e che riscontri stai avendo con questo film? Intanto credo che
l'esperienza di girare un film, che poi è un film documentario in cui ti metti in relazione con un personaggio reale, abbia varie sfaccettature, nel senso che sicuramente è un'esperienza affascinante e anche di grande responsabilità, perché devi metterti nello sguardo del personaggio che stai raccontando, in qualche modo tirare fuori poi una storia, partendo dal reale, riuscire insomma a raccontare una storia che, se non fictionale, in qualche modo è una storia per immagini, quindi comunque la narrazione. Per quanto riguarda invece adesso l'iter che il film sta avendo, la vita che il film sta avendo, dopo la presentazione che c'è stata appunto presso il Cinema de Seta con il Centro Sperimentale, che è anche la casa di produzione della Scuola di Cinema, Scuola Nazionale di Cinema, che ha prodotto il lavoro, ciò che posso dire è che appunto il premio che ha appena avuto dall'Istituto Italiano di Cultura di New York come miglior documentario del panorama giovane italiano è insomma, il maggior riconoscimento che io possa avere. E poi appunto lo Sciacca Film Festival è un altro grande appuntamento a cui sono felice di partecipare e speriamo insomma che ce ne siano altri in futuro. Ecco. Alberto Dandolo, regista del lungometraggio The Cuban Wives, che fra l'altro possiamo dire affronta tematiche molto delicate per questo periodo storico attuale. Perché, di cosa parla il tuo lavoro e perché hai scelto di affrontare questo tema? Intanto buonasera, grazie. The Cuban Wives è un lungometraggio, come è stato detto, un lungometraggio di documentario. È un documentario che parla della storia di cinque donne, mogli, madri, figlie, donne rivoluzionarie cubane, che cercano disperatamente da 15 anni di abbracciare i loro mariti, i loro genitori, i loro figli, arrestati negli Stati Uniti per una condanna ingiusta. L'ho sviluppato nell'arco di 2 anni attraverso una ricerca con un'equipe di giuristi dell'Associazione dei Giuristi Democratici Italiani e con l'Università, il Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell'Università di Roma III. Il film ha avuto poi un suo percorso naturale, è stato presentato in alcuni festival internazionali e adesso siamo qui a Sciacca, e per me è la seconda volta a Sciacca. La prima fu con Strade di Casa, un altro documentario, sì. Perché politico, perché sociale, perché è necessario. Ci sono storie che sono necessarie e vanno e vale la pena raccontarle. Siamo con Paolo Sant'Angelo e Santo De Leo, regista e attore protagonista di Ritorno al Mare. Parlaci brevemente del tuo ultimo lavoro. La storia del film. La storia del film è la storia di un anziano pescatore che è arrivata alla sua tarda età e quindi all'età della pensione, viene sostituito da forze più giovani. E quindi questo anziano pescatore che rimane solo, vive una vita disagiata sia economicamente che anche sociale, e in più vive una grande solitudine, cerca di ritornare nel luogo dove è stato per tutta la sua vita, cioè il mare, cercando di nascondersi tutte le sere dentro il peschereccio, ma i suoi compagni lo ritrovano e tutte le volte lo sbarcano. Quindi diciamo che tratto questo tipo di dramma, cerco di scavare nella solitudine di quest'uomo attraverso le espressioni, attraverso il paesaggio, attraverso naturalmente grazie alle immagini e anche grazie a Sciacca. E una domanda per il signor De Leo. Lei ha interpretato il ruolo appunto di un pescatore in un lungometraggio ambientato in Sicilia. Quanto della sua sicilianità è emersa in questo film? Come ha gestito il ruolo che le è stato affidato? Il ruolo esce la sicilianità, esce tutta, grazie anche al regista. Io giustamente per interpretare, ogni volta che interpreto qualche personaggio o qualsiasi personaggio, io cerco di scavare in fondo. Infatti sono stato pure alla marina a vedere come si muovono i marinai, per cercare di avvicinarmi anche a loro. Poi se ci sono riuscito non lo so, lo vediamo questa sera. The moment conversation stops, she is gone. Uh-huh.